Se la categoria dei lavoratori pubblici può risultare eterogenea e assai articolata, la manovra Salva Italia ne ha ricompattato immediatamente le fila. È crescente la preoccupazione nel settore sanitario. Come al solito la politica non tende a non scegliere, non mette in discussione una vera e propria riorganizzazione, ma l'unico sistema per risolvere i problemi dei tagli delle risorse che arrivano è quello di ridurre le assunzioni e il turnover. Questo è chiaro, diventa una situazione insostenibile. Insostenibile perché? Perché gli operatori che comunque devono garantire l'assistenza si trovano costretti a saltare riposi, a fare doppi turni, a dover agire e quindi a non dover quell'assistenza necessaria che il cittadino si aspetta. È vero e proprio allarme invece per i lavoratori degli enti di previdenza. Previsto nel decreto, infatti, il trasferimento all'INPS di personale e risorse finanziarie sia dell'INPDAP, cioè l'ente per i dipendenti della pubblica amministrazione, sia dell'ENPALS, quello per i lavoratori dello spettacolo. Pensavamo a una fusione, invece siamo stati soppressi. Questo crea ovviamente nei lavoratori uno stato di angoscia molto forte, perché la soppressione significa non avere il tempo di predisporre l'accorpamento degli enti. Ci sono dei lavoratori, soprattutto nelle fasce A e B, che sono a rischio del posto di lavoro. La cosa che più ci preoccupa, perché hanno pensato ovviamente a salvaguardare le posizioni dirigenziali, questo ci dà molto fastidio, mentre non si pensa ai lavoratori e non solamente quelli in fascia A, fascia B, ma anche a tutti coloro che sono ancora precari.